Assolutamente, era previsto comunque che avremmo dovuto fare un resoconto sul mercato, poi i tempi, i modi erano oggi l'unico spazio disponibile, quindi sono qui. E abbiamo fatto comunque, si è lavorato sulla base di quelli che erano i dettami, di quelli che erano i dettami tecnici tattici del mister, si è operata una rivoluzione, tra virgolette, una rivoluzione non dal punto di vista bellico, ma tecnico-tattico, ripeto, e quindi lavorando, partendo come tempi e come diciamo ruoli dalla porta per arrivare insomma all'attacco. Naturalmente sarà sempre il tempo, il campo a dire se sono state operazioni giuste o meno, però riteniamo che sulla base di quello detto tra me e il mister a maggio siamo riusciti insomma a fare un ottimo lavoro. Ripeto, è sempre limitato a dirlo oggi, ma sarà il tempo invece a dire se questo lavoro ha dato i frutti sperati da parte mia, dell'allenatore, della società e naturalmente dei tifosi. Salve direttore, facendo un po' una panoramica di quello che dà questo girone del campionato di Serie C, io direi che l'Avellino, se non è tra le più fortissime, sicuramente ha un organico tra i più completi, a partire dal centrocampo, da verificare la difesa e poi insomma anche questo attacco che ha visto la ciliegina finale dopo, immagino, ripetuti attacchi alla Serie B. Per prendere qualche calciatore di spessore, ma il calcio sappiamo benissimo è contagiato da tante situazioni che a volte impediscono di centrare gli obiettivi voluti, comunque riporta a Marcello Trotta che sicuramente con Murano potranno dire la loro in questo campionato. Ecco, la domanda è, ovviamente il mercato l'ha fatto lei come allenatore, ma di quale reparto si sente più soddisfatto alla luce di queste contingenze che illustravo prima? No, l'ho detto prima, non è retorica, è sempre il campo a dirlo. Non siamo favoriti, questo può essere per noi un vantaggio perché comunque abbassiamo i fari, abbassiamo la pressione. Poi si è individuati, secondo me, giocatori che si è guardato molto più che al curriculum, alla fame. Lo dissi il 4 maggio, visto che molti guardano ciò che si dice prima. Già dissi che ci cercavamo di lavorare su qui, anche il mister è un esempio, insomma, si è lavorato su persone che avrebbero avuto forse un curriculum inferiore rispetto a quelle che sono le aspettative, da un lato. Dall'altro abbiamo comunque portato giocatori che hanno già vinto i campionati in C, addirittura c'è chi l'ha vinto in B. Quindi, però non guardiamo a questo, guardiamo all'appartenenza e alla voglia di dimostrare in campo di fare bene. Poi sui reparti è naturale che sono reparti dove ci sono, tra virgolette, profili un po' più esperti e reparti dove ci sono profili un po' meno esperti, però il campo penso che anche D'Avellino l'ha insegnato che non sempre dove c'è l'esperienza, insomma, si raggiungono i risultati e si ottiene quello che si vuole. Buongiorno direttore, sì, la rivoluzione l'abbiamo ampiamente esposta nel corso di questo lungo e estenuante calciomercato. Forse qualcosina che va spiegata è legata alla tempistica che parecchi non hanno ben interpretato, soprattutto la tempistica relativa a quel reparto che si immaginava, ma sono arrivate anche conferme anche da voi, dalla dirigenza, che andava rinforzato in maniera particolare, ovvero l'attacco. Tra l'altro, forse questa tempistica, insieme a questo tipo di strategia che ha appena enunciato, ovvero questa di più la fame di curriculum, probabilmente, vista anche la reazione della piazza, lo striscione di ieri sera, eccetera, qualcuno non lo ha percepito bene e magari non è molto d'accordo. Allora, se spieghiamo un po' la tempistica e appunto la strategia che è seguita, perché forse lì c'è Allora, per quanto una riguarda, distanza. no, il tifoso ha sempre ragione, quindi non c'è nessun tipo di commento. Per quanto riguarda la strategia, io ritengo di lavorare nel calcio come lavoravo quando ero avvocato, no? Quindi abbiamo lavorato sempre in punta di diritto, questo per quanto riguarda le uscite. E sai come la legge è lenta ma arriva. Molto spesso uno non ha fiducia nella legge. Bisogna avere fiducia nella legge e così come io ho fiducia da avvocato nella legge, ho fiducia nel mio operato, nel senso che
Noi abbiamo cercato, non per problemi economici, ma di lavorare dando vita a quello che è un progetto che si chiama Sostenibilità nel Calcio. Io ho la fortuna di avere un rapporto importante col presidente Gravina e penso che voi tutti ascoltate cosa dice Gravina, cosa dice Ghirelli. Dobbiamo creare società sostenibili e io penso che, al di là dell'aspetto tecnico-tattico, si è cominciato a dare ad Avellino una sostenibilità economica e finanziaria. Questo non vuol dire passo indietro, passo avanti, vuol dire lavorare, investire con raziocinio, con intelligenza, con calma, pazienza e giudizio. Quindi, quando si parla di sostenibilità, vuol dire cercare di cominciare a lavorare con calciatori, saranno forti, saranno mali, vediamo, di proprietà, utilizzando rapporti con società come l'Inter, vedi Moretti. Andando a lavorare, sarà forte, sarà meno, giocatori 98 come Gambale, utilizzando un modus operandi diverso, permettendo a chi, alla proprietà, al tecnico di valutare bene prima di fare contratti lunghi, per questo si parla di prestiti, obblighi, diritti, cioè utilizzare, per questo ho parlato della parola di avvocato, strumenti giuridici, tecnici, che il mondo, il calcio, la federazione dà alle società. Quindi i modi, i tempi vanno calcolati in base a ciò che si vuol fare. Parlando di reparti, subito abbiamo preso il portiere, abbiamo sistemato la difesa, per dire le operazioni, gli Anes, Aloi, buona, non buona, cioè si è andata a centrocampo, il primo che è arrivato è stato Alloglio, poi è arrivato Casarin. È naturale che per ottenere determinati profili c'è bisogno di maggiore pazienza, ma soprattutto per poter operare le uscite, giuste o non giuste. Se si vuole, diciamo, spandere e spendere, si fa subito. Se si vuole cercare di evitare una fuoriuscita economica che può portare difficoltà, non economiche, ma difficoltà proprio di gestione nell'arco di un budget annuale, si è operato in questo modo. Ma io penso che voi lo sapete più di me, tutte queste parole che diciamo sono legate ai risultati. Se vengono i risultati, si può parlare di operato. Se non vengono i risultati sono parole in libertà o, come diceva un mio maestro, parole senza pensiero. E sto dicendo, abbiamo dovuto lavorare con calciatori, non siamo neopromossi dalla D alla C, che non avevamo calciatori. La lista è di 24 e ancora oggi, purtroppo, abbiamo tre bravissimi calciatori che non rientrano nei piani e che saranno fuori lista e saranno regolarmente pagati, allenati e a disposizione dello staff, ma che non potranno essere impiegati proprio perché non rientrano in quello che, diciamo, è l'idea tecnica nostra. Però vengono comunque pagati, stanno a libro paga e fanno parte di quello che è, insomma, il budget annuale che una società di Lega Pro ha a disposizione. Allora, responsabile tecnico, no, ma io non so qua c'è stata una. Io penso di aver lavorato anche in altre società, ma il presidente non è che è responsabile tecnico. Il presidente è responsabile, o il figlio, l'amministratore, hanno una responsabilità economica e finanziaria. A noi non c'è stato nessun tipo di limite. Io ritengo che per poter evitare collassi economici, si gestisce la società in questo modo, per avere anche la possibilità di intervenire se c'è da intervenire. E quindi ho il mio modus operandi che lei, gli altri hanno visto in passato. Questo non vuol dire che, cioè, non, cioè, non, il discorso non c'è da chiarire subito, non c'è nessun tipo di embargo della proprietà nel prendere questo o quel giocatore. Lo dissi più volte che un direttore sportivo, al di là di quelle che sono le competenze tecniche, ritengo debba avere anche competenze e conoscenze che nessuno mi può togliere, perché sono titoli, su quello che come riguarda la gestione di un'azienda. Allora, io gestisco le aziende evitando di essere il Caronte dell'Avellino, cioè evitando di portare l'Avellino Calcio dove non deve andare. L'ho fatto anche con bilanci molto inferiori e hanno avuto il risultato. Cioè, il concetto non è che noi prendiamo X perché non potevamo prendere Y. Il concetto
i non poter, cioè non c'è stato nessun tipo di rifiuto economico, per questo per, così ma sia. Siete convinti con questa squadra? Non so, io non è che sono convinto. Io sono convinto che questa è una squadra che ha valori e valore, è naturale che se il tempo ci darà ragione, mi sembra che tutti noi vogliamo arrivare dove dobbiamo arrivare, no? Ma si arriva con calma, con giudizio, non facendo proclami, suonando fanfare o... Cioè, a me mi sembra che, cioè, io sono arrivato da marzo e comunque non mi sembra che vengo dalla luna. Cioè, si è cercato, insomma, di adottare una strategia, un atteggiamento sbagliato o giusto per far sì che si possa arrivare a giocarci quello che dobbiamo giocarci. Poi è naturale che sulla carta c'è chi è più pronto, chi è più, ma purtroppo è il campo a deciderlo, cioè non è che siamo io, lei o chi sia, è sempre il campo il giudice sovrano di quella che è l'attività. Un dato oggettivo è oggettivo che noi abbiamo dovuto operare andando a far uscire molti calciatori in punta di diritto, cercando di evitare quelle che evitare, cercando di ritenere che queste scelte fatte siano opportune. Ma questa è l'area tecnica, però non bisogna trovare alibi, perché ho paura che si cominciano a trovare alibi a discapito di quello che è il campo. Non diamo alibi a nessuno, a me, ai calciatori, all'allenatore, non diamo alibi. No, che... obiettivi, non le chiedo se ha trattato più ovviamente, però no. Io sì, vido montato, e ma lei si fa la domanda? Ah, poi, no, lei... no, innanzitutto sono nomi che allora. No, non so, ma lei l'amico Marzullo me lo insegna, si fa la domanda e si dà la risposta. Questi giocatori dove sono? Questi giocatori dove sono? Dove sono? A posto. Maric dove sta? Non lo so, allora lei si fa la domanda e si dà la risposta. Per cui se tutti si è fatto la domanda, allora se eventualmente trattati o meno, no? Se vanno in C. Montalto sta in C. Ma è una scelta mia. È stata una scelta personale. Come se lei ha sempre guidato un'automobile e preferisce guidare, ha sempre guidato Mercedes e continua giustamente a guidare Mercedes e non voleva prendere un altro tipo di automobile. Ma però vedi col ragionamento come si arriva. Ha citato dei nomi e le ho chiesto dove sono questi nomi in Serie B. Quindi che cosa vuol dire? Per questo. E che c'è? E stanno in B, ma intanto stanno in B, ma intanto questi calciatori stanno in Serie B. Questi calciatori stanno in Serie B. Se questi calciatori, al di là di ogni cosa, di bufale o non bufale, sono in Serie C, si fa la domanda il signor Cleo, il signor Luigi, però forse la Velli non ha più appeal. Allora sì, noi abbiamo cercato di fare il massimo, ma non bisogna dare alibi né al direttore né alla squadra. La linea da seguire è il basso profilo. Purtroppo, devo dire, purtroppo stava andando tutto, degli episodi, a mio modesto avviso, da tifoso, non aiutano, ma cominciamo a precostituire, perché quando c'è un muro di cemento armato, difficilmente entri. Se incominciamo ad andare nelle crepe, ma non a discapito mio, io l'ho detto 800 volte, oggi sto ad Avellino, domani starò a, non so, ma bisogna ragionare. Darsi una deadline e dire oltre questa linea De Vito e company hanno sbagliato, ma se cominciamo a buttare così a passare, secondo me non si arriva da nessuna parte, però è un giudizio mio personale e le ho risposto su quelli che erano i profili che mi ha indicato. Direttore, buongiorno, ben ritrovato. Cosa si aspetta da Trotta? È stata la scelta di Ma Trotta mi aspetto da tutti, perché l'ho detto già prima, questa è una squadra che deve soltanto avere lo spirito del lupo, lo spirito insomma di quella che è la nostra terra, di quelle che sono i nostri valori, quindi Trotta da solo fa ben poco. Io mi aspetto tutto da Pane, mi aspetto tutto da Moretti, dai giovani, mi aspetto tutto dall'allenatore, dallo staff, mi aspetto tutto da questo, perché noi dobbiamo, l'ho detto già prima più volte, abbiamo un valore aggiunto che è la tifoseria, che è la gente, che se ci sta vicino può ridurre quello che ad oggi può essere un gap tecnico rispetto alle altre, quindi senza polemiche, senza alibi e dando sempre, come ho detto già a te prima, ragione a quelli che sono i tifosi, perché i tifosi certo non vogliono il male, ma vogliono il bene dell'Avellino. Ciao Enzo, buongiorno. Senti, ti auguro soprattutto inizio di un ottimo inizio di campionato, che possa questo tuo ritorno all'Avellino possa portarti fortuna a te e all'Avellino.
hai fatto un discorso prima che mi è sembrato che ti hanno caricato un po' di troppe responsabilità, hai fatto un discorso un po' più da direttore generale, da direttore sportivo. La tua, sì, ti sì. Ho sentito attentamente, sì, sì, come no. No. La tua, il tuo incarico è quello di direttore sportivo, cioè a me piace che la parte più di campo, sì, padre, sì. Però tu hai fatto un ragionamento un po' più ampio, hai avuto, voglio fare questa domanda, sì, sì. Hai avuto più pressioni da parte della società di interessarti anche di questo lato economico per quanto riguarda la gestione. No, arrivo subito, sì. In modo che poi dopo mi studi. E poi volevo chiederti, naturalmente, cose che non potrei mai rispondere. Mm-hmm. Se Marcello Trotta è stato un ripiego nell'ultimo momento, questo sicuramente non mi potrei rispondere, però io la domanda la devo fare. E poi se è il giocatore con le caratteristiche che mancava a questa squadra, cioè che l'allenatore voleva, te gli hai chiesto, cioè se è uno come a Maniero che può riempire l'area di rigore. Grazie. Allora, per quanto riguarda, diciamo, ti ripeto, ti ho spiegato che ogni direttore ha un suo background, una sua, diciamo, conoscenza, competenza. Io non faccio il direttore generale, lungi da me farlo, l'ho fatto ad Arezzo l'anno scorso, poi l'ho dovuto fare per 5 mesi e poi per problemi miei personali si è messo pure. Vabbè. Detto questo, per quanto concerne il direttore sportivo, deve, penso, ognuno, anche il padre di famiglia, no? Tra circa... Sì, sì, sì. No. Io ho preso in mano i contratti che l'Avellino aveva e ho ritenuto opportuno lavorare cercando, insomma, di evitare di dare, di buttare, tra virgolette, budget, che soldi che potevano essere investiti nel prendere un giovane, come può essere Garetto, come può essere, nelle buonuscite ai calciatori. Per questo ho parlato in punta di diritto e ho detto che si è frainteso anche conferenze, cose esagerate. Noi abbiamo cercato, lavorando con i procuratori, con i calciatori, di, in punta, ripeto, fino alla fine di diritto, di cercare in tutti i modi di evitare che, cioè, tra virgolette, si potessero buttare soldi su calciatori che nessuno ha messo in dubbio la validità tecnica, tant'è vero che lo dissi quando, però è normale che ci sono annate dove fai 20 gol, annate, è capitato anche ad Avellino, cioè lo stesso Trotta ha fatto bene ad Avellino, ha fatto bene a Crotone, ha fatto bene a Sassuolo, non ha fatto bene, ha fatto un gol a Cosenza, cioè ci sono, questo volevo dire, quindi è naturale, assolutamente, anche perché la proprietà ha capacità e amministratori, ha consulenti molto più competenti dal punto di vista finanziario di me, però è un modus operandi che, diciamo, è quello di lavorare anche guardando al bilancio. Tornando a Trotti, il mister non ti indica dalla Serie A alla terza categoria, non dice voglio quel calciatore, il mister dice voglio quelle caratteristiche. Noi abbiamo lavorato su Murano, dove sembra che, per quanto mi riguarda, noi abbiamo in rosa giocatori molto molto forti, da Murano a Canutè, Di Gaudio, che giocatori, Tito, quindi molto spesso si dimenticano queste eccellenze. Per me questi sono calciatori che hanno tutto per far arrivare l'Avellino dove deve arrivare, quindi partiamo da Murano. Dopo abbiamo preso un calciatore che, non perché ha fatto tanti gol o meno gol, ha una forza importante, ha giocato a Montevarchi nel 3-4-3, l'ho visto, non l'ho sentito più volte lavorando ad Arezzo, e abbiamo aspettato perché c'erano società importanti, soprattutto una di queste, vabbè, soprattutto c'erano anche da valutare, ecco, perché per prendere questo calciatore c'è stato un esborso economico, quindi ci abbiamo preso prestito oneroso più diritto obbligo. Trotta era, si è parlato, è inutile nasconderci, di Montalto, a livello anagrafico, a livello economico, a me, ne parlavo anche col mister, non è sembrato un'operazione giusta, perché dovete sapere che oltre il netto c'è un lordo, quindi se De Vito costa 1000 euro, arriva a 2000 euro. Un ragazzo eccezionale, un ragazzo d'oro, ma abbiamo ritenuto optare per un'altra punta. Devo essere sincero, può darsi pure che non ce ne fosse proprio più bisogno di un'altra punta, perché il mister vede giocatori con caratteristiche simili alla prima punta, però il fatto che si giochi il mercoledì, il fatto che si giocherà la Coppa Italia, il fatto, nelle caratteristiche generali, tra virgolette, mi auguro di non aver sbagliato, Trotta può essere lo stoccatore, il calciatore sporco, e non perché è una partita importante, però abbiamo visto i gol, sembra che non fa niente, cioè, tra virgolette, avulso, e quindi ti dà, diciamo, quel tipo di, tra virgolette, garanzia. Però
Ripeto, io oggi sto qua non perché devo emanare editti o altro, perché era già prevista, forse abbiamo nella tempistica, si voleva fare ieri, ma sono anche scaramantico io di venerdì, cioè, però non è stato nessun, io spero soltanto che si riesca a far capire che abbiamo bisogno non di tanto tempo, ma un po' di tempo, perché comunque abbiamo inserito, abbiamo innestato tanti calciatori ed è naturale che c'è bisogno, questo sta al mister, fa creare quell'amalgama necessaria. Però sicuramente ci saranno degli errori, non mi auguro, cioè mi auguro, sono convinto di non aver azzeccato tutti i calciatori, spero, l'ho detto prima, di aver sbagliato il meno possibile, di far bene questa stagione. Direttore, buongiorno. Probabilmente la piazza di Avellino è una piazza che molte volte campa troppo di ricordi, quindi vorrebbe sempre dei nomi, dei calciatori già affermati, però nessuno ha tenuto conto che insomma i calciatori che lei ha portato ad Avellino sono calciatori di prospettiva. Speriamo. Che possono darci insomma belle soddisfazioni. Quindi lei ha fatto una campagna acquisti senza badare insomma a prendere in giro le persone, a portare nomi. Sono anche qui ad Avellino, giusto per placare insomma la piazza. Quando ha letto quello striscione, come si è sentito? No, ma le ripeto, io vengo, cioè io stavo in curva, non è che stavo a New York, sono di Avellino, quindi il tifoso ha sempre ragione, perché il tifoso paga il biglietto e ha diritto di vedere ciò che lui ritiene opportuno. Quindi non c'è nulla da dire, non è una conferenza post striscione. Ripeto, il tifoso ha sempre ragione. Se Mourinho, se lei, se critica l'operato del direttore, c'è tutto, perché altrimenti siamo in un regime, noi non siamo in un regime, quindi assolutamente va, anzi, le critiche a volte aiutano, spronano, volendo proprio essere, forse sono tempi e modi, però non c'è, non il tifoso deve criticare me, non io il tifoso, assolutamente, se no cambiamo il diciamo quello che proprio quello che il modus operandi che esiste nel calcio. Il tifoso deve fischiare me, taurino, non è che io taurino fischiamo il tifoso. Non mi aspetterò sicuramente applausi, perché no, però dico, non c'è nulla da fare, nessun tipo di lezione a una tifoseria unica, eccezionale, che ha dato lustro a noi stessi, quindi non. E di quelli che erano i suoi obiettivi, li ha raggiunti tutti o c'è qualcuno magari che... No, diceva se fossi re di fare regina, no, però ora abbiamo questi qua sotto, sono gli obiettivi nostri e sta a me, al mister, insomma, di sapere che dobbiamo fare il massimo. E la cosa che mi permetto di dire, ho un po' di esperienza, metto sempre la faccia, sempre, forse più nei momenti difficili che nei momenti buoni. Cioè, parliamo di tutto, ma non scherziamo su quella che è questa proprietà. Io ho avuto la fortuna di avere proprietà, insomma, Parma, Pizzarotti, Barilla, Genova, Preziosi, Arezzo, New Henry, cioè proprietà, quindi posso dire che si deve contestare forse la scelta, che mi vuol dire non abbiamo preso X, abbiamo preso Y o Z, però ecco, siamo, diciamo, le cose giuste, non andiamo nei verbi cosiddetti difettivi e ultradifettivi. No, dico in generale, dico, cioè, non diamo alibi a noi, cioè, non ci manca niente, non c'è nessun tipo di problema. Direttore, buongiorno, visto che si è chiuso il mercato l'ultimo anno, ne abbiamo visto anche tutti i colori, anche con le precedenti gestioni, siccome si rischia un caso Sonny D'Angelo 2.0, volevo chiedere anche qual è la situazione con te, visto che non ha rinnovato, il ragazzo sembrava anche questo partito l'ultimo giorno, volevo sapere anche la situazione d'Avellino, e per questo se l'Avellino ha ancora intenzione di proporre un rinnovo o se ha mollato. Io ho cominciato ad affacciarmi nel mondo del calcio ritenendolo un direttore sportivo con qualità importanti, Peppino Pavone, nell'anno 2000-2001, quando l'Avellino perse la semifinale a Catania. C'erano su 20 calciatori 18 a scadenza, d'accordo? Mascara, pochi fraterni amici nel calcio, Mendil e gli altri. Quindi è una. Anche io sto a scadenza. Voglio dire, sono il primo, dovrei. Nella vita mi hanno insegnato che le cose vanno sudate, vanno meritate. Anzi, io penso che
proprio chi sta a scadenza, se dimostra, può dopo dire ora o così o po' mi. Nel caso di Momo, che è un calciatore che ha qualità immense, ecco, su di lì per esempio il mister, su lui e sugli altri che ho citato prima, il mister ha sempre avuto ottime, grandissime aspettative, perché ritiene che sono quei giocatori che possono spostare l'equilibrio, poi lo chiederete a lui. Sicuramente troveremo la quadra, però bisogna capire anche che se si ha una linea, non bisogna poi, se lei guida un'automobile ed è convinto di quell'automobile, non è che al primo buco che trova lascia l'automobile. Ma abbiamo dato una linea e penso che questa linea sia stata anche condivisa dal ragazzo e siamo convinti che Momo farà parte della nostra famiglia. Però vi chiedo di non cominciare a fare confusione, perché nella confusione poi noi siamo disposti a tutto veramente, se giustamente, come ho detto, noi facciamo bene, vi chiediamo di starci vicino. Se facciamo male, perché dietro ognuno di noi c'è un padre, c'è un padre, c'è un figlio, quando si parla, si dice, bisogna capire quello che uno fa. E quindi giustamente ho detto prima, i tifosi, i giornalisti, siete voi a giudicarci, però cerchiamo un attimino di dare, come a primo quadrimestre, non dico tre mesi, ma perché poi no, si ingenerano delle cose che vanno al di là del calcio e non è giusto, perché poi si va nell'attaccare, nel dire. Noi siamo qua, il responsabile tecnico sono io, dietro di me c'è Taurino, lo staff, la squadra, ci sto qua, cammino sempre, non è che mi nascondo, però diciamo le cose giuste. Io è importante questo concetto, non cerco né consensi, né amicizie, né simpatie, non le ho mai cercate, mai. Io però ho detto già più volte, seguo la mia linea in punta di diritto, questo è importante. Però non devo fare campagne elettorali, io devo dar conto a una proprietà, devo creare valore se riesco, se non riesco vado a casa. No, la settimana è stata come tutte le altre, perché probabilmente un po' di emozione, probabilmente domani, no? Quando ci avviciniamo al fischio, all'inizio sicuramente ci sarà un po' di emozione, no? Credo. Però la settimana è andata via focalizzata sul lavoro, come sempre. Perché non è che la settimana della gara arrivi, fai qualcosa di straordinario, di diverso, tiri fuori la bacchetta magica e lavori per vincere. Noi abbiamo lavorato per cercare di raggiungere e di crearci un percorso dal primo giorno di ritiro. Quindi questa settimana è stata una progressione di tutto il lavoro che è stato fatto dal primo giorno. E naturalmente facendo degli adattamenti per quello che è la settimana tipo poi che ti porta alla gara ufficiale, però è una settimana come tante altre che rientra in un percorso di lavoro. Quindi con grande serenità e con grande voglia di lavorare. Salve mister, buongiorno. Salve. Giustamente di emozioni al primo impatto del campionato, insomma, si gioca contro una squadra forte, lo si sa, ma non ci sono squadre forti, più forti o meno forti. Quindi questa emozione di cui lei parlava può essere sostenuta da un impegno di quello che lei ha visto in questi ultimi giorni e soprattutto confortata anche dai nuovi innesti che la società e il direttore sportivo le hanno portato in dote, ovviamente con una condivisione circa le scelte. Sì, come ha detto lei, premesso che non ci sono squadre forti e squadre deboli, non ci sono partite semplici, non è una frase fatta, ma il calcio insegna che è così a tutti i livelli. Sicuramente andiamo ad affrontare una squadra che ha grande blasone come noi, è una squadra allestita per fare un campionato importante, con una rosa importante, con un allenatore di grandissimo valore che ho incrociato pure lo scorso anno, un allenatore che probabilmente lo scorso anno ha fatto un lavoro straordinario a Monopoli, è una persona serissima, ho avuto il piacere di conoscerlo e devo dire che ho grande stima e rispetto. Quindi sicuramente l'impegno sarà un impegno subito probante, un impegno che ci metterà a dura prova, però penso che sia forse, non dico la partita ideale, ma una delle partite ideali, una delle partite che avrei voluto giocare come prima, perché sono così nella vita, mi voglio misurare subito, voglio capire subito
a che punto è la squadra. Sono curioso di vedere i ragazzi all'opera in un impegno complicato. E sono voglioso di vedere come reagiamo alle tante difficoltà che avremo, che sono inevitabili. E dalla partita di domani io penso di potremmo tirare fuori tante indicazioni, soprattutto da quello che sarà il nostro atteggiamento. Non tanto dal risultato, che ovviamente tutti vorremmo vincere noi, vorrebbe vincere Pescara, tutte le squadre partono in una partita, tutte le squadre giocano per vincere, inutile che ci raccontiamo le barzellette o le favole. Però non è solo la vittoria che ti dà un'idea di quello che può essere il tuo percorso all'interno di una stagione, perché ci sono tante partite. E più della vittoria forse ti può dare tanto vedere la squadra all'opera, vedere la squadra come si comporta nelle difficoltà, vedere la squadra che atteggiamento ha, che attitudine ha nelle difficoltà e nei momenti magari di dominio della gara. Saranno tutte nozioni che potremo prendere e potremo poi sviluppare. Quindi sono curioso veramente di vedere i ragazzi all'opera domani contro, ripeto, una grande squadra. Buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, senza fare giri di parole, cercando di essere onesti come sempre, come lo siamo stati da sempre fino adesso, la gente si aspetta tanto. Forse qualcuno avrebbe voluto sentirsi dire che, o qualcuno lo può pensare, che abbiamo la rosa più forte del campionato. Okay? Io esprimo il mio parere. Se mi fate la domanda, abbiamo la rosa più forte del campionato? Io in grande onestà vi dico no, secondo me non abbiamo la rosa più forte del campionato. Ok? Però alla fine dell'anno, chi arriva prima, non sempre la rosa più forte del campionato. Chi arriva davanti o chi raggiunge risultati importanti è la squadra più forte del campionato. Quindi al di là di quella che è la rosa, noi abbiamo secondo me delle qualità, dobbiamo svilupparle al massimo, dobbiamo soprattutto diventare squadra nel più breve tempo possibile e lo stiamo facendo secondo me. Ho visto dei buonissimi atteggiamenti, ho visto ragazzi centrati su quello che stiamo facendo. Ho iniziato a vedere cooperazione tra di loro come la voglio io, vedo l'atteggiamento giusto per superare le mille difficoltà. Siamo perfetti in questo momento? No, non siamo perfetti e lo sappiamo. La forza nostra deve essere sapere che in questo momento abbiamo delle imperfezioni, ma in quelle imperfezioni oggi dobbiamo vivere e dobbiamo godere della nostra imperfezione e andare oltre quello che è un limite, oltre quella che è oggi un'imperfezione, per provare a portare a casa un risultato importante. Questo è quello che ci deve spingere. Poi è normale, ognuno fa le sue valutazioni su quello che è la rosa, ok? Però conta poi a maggio quello che ha espresso una squadra, perché è così. Secondo me in questo campionato ci sono due o tre squadre che hanno rose importanti, le altre sono secondo me insieme a noi, siamo tutte molto vicine, l'ho detto anche dopo la Solofra. Secondo me c'è un livello che si è alzato, qualche squadra ci può stare leggermente sotto, ma poi conta quello che fai durante l'anno, conta tutto il percorso, contano tanti piccoli aspetti per capire cosa si vuole raggiungere. È inutile parlare oggi di obiettivo. L'obiettivo o un sogno te lo costruisci solo se lo puoi rendere realizzabile, altrimenti rimane un sogno lì a cui non puoi neanche tendere. Noi piano piano dobbiamo comporre un piccolo mosaico, dobbiamo fare in modo che quello che è oggi è un sogno fumoso, che è quasi inconsistente, piano piano farlo diventare qualcosa di solido, di concreto. Dobbiamo essere bravi in questo, ma questo si fa giorno per giorno.
È inutile se non parlare, fare paroloni e aspettare. Tutti aspettavamo il grande colpo. C'era Cristiano Ronaldo che si voleva muovere, l'aveva detto al direttore. Vediamo se possiamo. A volte si parla troppo di cose, secondo me, che poi non hanno sostanza. Allora, rimaniamo lucidi. Ripeto, secondo me non siamo la rosa più forte sulla carta. C'è qualcuno che ci è superiore. Questo vuol dire che partiamo già battuti? No. No, noi vogliamo lottare ogni santo secondo della nostra vita per costruirci qualcosa che diventi materiale, non qualcosa che oggi è un qualcosa che non possiamo, di astratto, ok? Noi vogliamo costruirci un qualcosa che ci possa portare, il primo obiettivo che dobbiamo avere è poter sognare. Se noi già fra un po' di tempo possiamo iniziare a sognare tutti insieme, compresi i tifosi che ci credono, che vogliono sognare insieme a noi, e io me lo auguro, già abbiamo raggiunto il primo obiettivo, che è quello di aver potuto pensare che un sogno possa diventare realtà, senza andare troppo in giro per le chiacchiere, se non mi piace molto. Ok? Quindi, la rosa è questa, secondo me è una rosa che ha dei valori, ha qualche difetto, lavoriamo sui difetti e cerchiamo di amplificare quelli che sono i valori di questa rosa. E questo è il compito mio. Se saremo bravi, prenderemo forse qualche applauso. Se non saremo bravi, prenderemo tanti fischi, perché come ha detto il direttore, il tifoso è sacrosanto che il tifoso debba viene allo stadio e critica se la squadra non gli piace, e critica se qualcosa secondo il tifoso non è fatta bene. È sacrosanto, il tifoso ha tutto il diritto di criticare. Magari io ci aggiungerei, forse a volte qualche tifoso confonde il diritto alla critica con il diritto all'offesa, che secondo me è un leggermente diverso. Però quello poi è nella coscienza di ognuno di noi, per come viviamo non il calcio, per come viviamo nella vita, lo ripeto, perché poi il rispetto è qualcosa che tu hai non solo sul mondo del lavoro, il rispetto è qualcosa che tu ti porti a casa in famiglia con i figli, con i parenti, è qualcosa che ti porti in giro per strada quando esci e vai al bar a prendere un caffè e incontri una persona che ha bisogno, c'è la persona sensibile che crede che sia rispettoso fermarsi a dare una mano e c'è chi si gira dall'altra parte e va avanti. Il rispetto è qualcosa che ti accompagna nella vita, non nel calcio. Ok? Quindi io penso che il direttore abbia fatto un gran lavoro insieme alla società, per come eravamo partiti, con mille problematiche. Oggi abbiamo una squadra equilibrata, con dei giovani e con dei giocatori comunque forti, perché l'ha citato il direttore. Qua ci si dimentica di quello che si ha, forse perché si viene da un'annata negativa e si pensa che sia tutto negativo. Ma non è così, non l'abbiamo detto dall'inizio. Secondo noi la squadra dell'anno scorso era una squadra di valore. Poi abbiamo fatto delle scelte. Qualcuno perché abbiamo scelto noi, per aspetti che siano alcuni calcistici, alcuni umani, alcuni caratteriali, alcuni di ambiente, sono tante le motivazioni. Alcuni ragazzi su cui puntavamo hanno preferito andare via. Bisogna dirle tutte le cose. Qualche ragazzo che noi pensavamo che potesse essere un elemento importante da cui ripartire ha espresso la volontà di andare via. E siccome, come ha detto il direttore, abbiamo preso una strada dall'inizio, non abbiamo voluto giocatori scontenti, anche che avessero... Noi potevamo dire a qualcuno, tu hai il contratto e rimani. Non ci crediamo in questo modo di fare, non ci piace, perché un giocatore che resta scontento per noi non è il massimo del valore a livello umano, non solo calcistico. E quindi abbiamo fatto questa scelta. Io penso che sia stato tutto molto lineare. Poi, alla fine, da domani avremo il riscontro del campo e ci giudicherete. E allora arriviamo alla partita di domani, sì. Mister. Ci arriviamo senza aver mai disputato una partita con una squadra professionistica. Vero. No. Però come ci arriviamo in alcuni elementi, cresciuta la condizione di Casarini, dal Dorio, sì. Lo stesso Carontei, Pianza dietro? Allora, come al solito siamo onesti, verissimo, abbiamo cercato di organizzare qualche partita un po' più di livello, per vari motivi ci sono saltate, un paio ce ne sono saltate proprio anche all'ultimo momento per impegni anche vari, non solo per responsabilità nostre. Sicuramente questo di non aver fatto partite con squadre almeno pari grado, avevamo cercato anche una Serie B, un poco è stato un piccolo limite del percorso, però abbiamo lavorato tanto. Gli allenamenti secondo me sono stati di buonissima intensità, sono convinto che ci faremo trovare pronti, sono convinto. Poi, ripeto, sono curioso, io come voi sono curioso di vedere i ragazzi all'opera una partita vera. Questo degli amichevoli non deve risultare come un alibi, ci avrebbe fatto comodo, vuol dire che avremo più energie da mettere in campo domani subito alla prima gara vera, sapendo, come ho detto prima, che non siamo ancora perfetti,
lo dobbiamo esserne consapevoli, ma ragazzi lo sanno, ma in quell'imperfezione dobbiamo esaltarci. Oggi, nell'imperfezione, dobbiamo esaltarci per costruire pian piano il percorso che vogliamo fare. Molto, molto, molto semplice. Mister, buongiorno. Buongiorno. Ben ritrovato. Innanzitutto, andando nel dettaglio reparto per reparto, ci è capitato di vedere adesso fuori da la portaia con un po' di ghiaccio al ginocchio? Se no, non ha nessun problema. Grande attenzione su Moretti, che è un giovane importante come direttore del Lido, ma forse deve ancora crescere un pochino, c'è tutto il tempo per farlo crescere. A centrocampo, sulle corsie laterali, forse presuppongo che possano esserci ballottaggi più equilibrati, anche in virtù dell'attitudine e indirizzo di Tito, maggiormente difensiva rispetto a Mikoski e Ricciardi. E poi dicevamo di Canutè, che è un giocatore che lei vede molto, come lo ha visto in questa settimana un po' particolare, se è pronto per domani, e poi anche la soluzione di Russo falso 9, che ha provato spesso durante l'allenamento, può essere anche lui una risorsa magari in tuo ruolo, in attesa. Sì, ma noi pensiamo, siamo convinti che tutti i ragazzi che abbiamo preso abbiano siano delle risorse, e deve essere questa la nostra forza, anche perché i 5 cambi ha un po' cambiato anche l'equilibrio di una partita, e oggi avere una rosa che ti permette di mettere dentro gente fresca di altrettanto valore è un valore aggiunto per una squadra, perché le partite si parte in un modo ma si può finire in modo diverso, e le partite dopo il 60esimo possono avere un momento di calo e tu puoi dare nuovo impulso magari facendo i cambi giusti, quindi è normale, se si vuole provare a costruirsi un percorso importante si ha bisogno anche di una rosa che sia corposa, perché durante l'anno ci sono tante partite, ci sono tante vicissitudini individuali dei ragazzi, ci sono le squalifiche, ci sono infortuni, speriamo di averne pochi, ci sono stati di forma, perché poi anche i ragazzi possono vivere, anche qualcuno in un determinato momento vive un problema a casa che magari lo condiziona, cioè nell'arco di una stagione succedono tante cose, noi siamo convinti, abbiamo fatto più o meno le coppie in tutti i reparti, forse solo dietro in questo momento potrebbe mancarci un elemento. E davanti abbiamo le coppie in tutte le parti, in più abbiamo qualche giocatore che, come ha detto lei, magari Russo, può giocare da esterno, può giocare anche da punta centrale con le sue caratteristiche. In mezzo al campo abbiamo 4 over e un under che però ha fatto un grande precampionato e secondo me è un elemento importante. Più abbiamo un aggregato che è Maisto, che è un ragazzo che ci piace molto, sia la società che al sottoscritto, ed è un ragazzo che naturalmente oggi non sposta gli equilibri, però è un ragazzo che ha un grosso potenziale e lo stiamo lavorando. E può essere che abbia anche lui il suo spazio, perché quando un ragazzo dimostra, secondo me non c'è età che tenga, conta sempre quello che vediamo sul campo. Secondo me siamo una squadra equilibrata, abbiamo delle soluzioni. È normale che abbiamo lavorato forte su una soluzione base, perché all'inizio non si possono dare 100 nozioni. Io spero quanto prima di vedere questa soluzione base sviluppata nel modo migliore possibile per poter poi man mano apportare delle modifiche e inserire magari qualcosa di nuovo. Però nel processo di apprendimento cognitivo di una squadra, secondo me non bisogna esagerare con le informazioni, altrimenti poi si rischia di fare un po' di confusione. Quindi in questa prima fase ci siamo concentrati a mettere le basi, poi su quelle basi, secondo me, per la rosa che abbiamo, nel tempo possiamo evolverci anche in altri sistemi, che può diventare un valore ulteriore. Però quello è un qualcosa che va fatto col tempo. È normale che poi nel calcio il tempo non te lo dà nessuno, noi lo sappiamo, l'ha detto Lavori, è consapevole di questo. Qui nessuno domani quando inizierà la partita penserà che questa è una rosa completamente rivoluzionata, nessuno penserà che un allenatore che lavora in un certo modo non è che arriva a Taurino e c'ha la bacchetta magica. Una rosa, il suo potenziale va sviluppato, ma non lo fai in un giorno, senza andare troppo indietro, no? L'anno scorso Francavilla siamo partiti in un determinato modo, nel tempo c'è stato un periodo centrale in cui abbiamo fatto un grandissimo percorso che ci ha portato ad arrivare secondi in classifica, ok? Ma non si ha tutto subito nella vita. Se voi credete, ma non nel calcio, ragazzi, se voi credete a un imprenditore costruisce, penso. Non penso che oggi fai un investimento e domani sei miliardario.
vai nel tempo, ok? Poi io sono consapevole che questo tempo non ce lo dà nessuno, sarò giudicato già domani dalla partita, sarò giudicato dalla partita. È normale, sono consapevole di quello che mi aspetta. Però se vogliamo avere una squadra che sia totalmente fluida, che abbia tutti i meccanismi collaudati, perfetti, secondo me chiediamo un po' troppo. Domani dobbiamo vedere innanzitutto quello che voglio vedere, l'ho detto ragazzi, voglio vedere una squadra innanzitutto. Voglio vedere una squadra, nel vero senso della parola, nel senso di fare tutto insieme, di attaccare con coraggio tutti insieme quando c'è da attaccare, di difendere tutti insieme quando c'è da difendere. Ci sarà da uscire palla al piede e da avere coraggio di impostare un'azione dal basso usando il portiere, ci sarà il momento in cui bisognerà tirare un calcione in tribuna. In questo voglio vedere domani una squadra che abbia un unico cuore e che lotta fino al 95esimo. Questo è quello che voglio vedere domani dai ragazzi, lo sanno, gliel'ho detto, ma sono convinto che lo spirito che ho visto stamattina, se ce lo portiamo a domani, faremo comunque la nostra prestazione. Salve. Io sono convinto che durante l'annata ci darà soddisfazione. Ora non posso dire quante partite giocherà, quanti minuti giocherà, però per quello che abbiamo visto sono convinto che ci darà soddisfazione. Anche perché ha qualche caratteristica diversa rispetto agli altri, perché poi non è solo una questione di età, ci sono anche delle qualità individuali diverse. Noi abbiamo, i nostri centrocampisti sono tutti molto differenti, e hanno qualche punto in comune, qualcuno, ma hanno molte caratteristiche differenti tra di loro, quindi ci permetterà anche in base alle partite magari di optare per una coppia di centrocampisti con determinate attitudini. Però sono convinto che Garetto troverà il suo spazio, perché è un ragazzo silenzioso, un lavoratore, però ha personalità. A volte si confonde il silenzio con la mancanza di personalità. Lui magari ancora, ma lui lo sa perché io parlo tanto con loro, forse non ha ancora una grande leadership, non riesce ad esercitare tutto quello che ha, non riesce a trasferirlo agli altri perché ha questa carenza di comunicazione, un taciturno. Però quando si gioca a calcio lui ha personalità, vuole la palla, quella è personalità. Volere la palla tra i piedi è personalità per me. È normale, ripeto, sulla leadership deve ancora migliorare, ma nel 2001, sai, magari c'è qui gente che ha tanti campionati, ci sta che magari all'inizio non abbia quella spavalderia. Però ce l'ha nel gioco e questa è quella che conta di più in questo momento. Siamo le ultime tre tappe, sì. Che si è fatto una certa per noi. Sì, rimanendo al centrocampo, volevo sapere tra Casarini, Dall'Oglio, Franco, che sembrava un po' insostituibile in questo momento, volevo sapere tra i tre chi combina meglio, insomma tra Casarini, Franco, Dall'Oglio e Franco in questo momento, e chi è più avanti sull'esterno invece tra Ricciardi e Rizzo e i Boschetti. No, io non parlerei di più avanti, l'ho detto prima, si fa una formazione in base alle caratteristiche che vogliamo sviluppare noi all'interno della gara, e naturalmente quello che vuoi sviluppare all'interno della gara dipende anche dall'avversario, quindi quelle scelte saranno fatte sia in base al tipo di partita che ci aspettiamo e che ci immaginiamo, sia in base alla condizione dei singoli che vediamo, anche se stiamo tutti bene, faremo le scelte giuste. Ma questo non vuol dire che chi non partirà non potrà diventare, l'ho detto prima, magari potrà diventare determinante a gara in corsa, perché spesso con le sostituzioni anzi si rischia di andare a cambiare l'inerzia di una gara, quindi saranno fondamentali tutti. Buongiorno mister. Buongiorno. Auguri per questo campionato. Meglio in bocca al lupo che auguri, no? Di solito dalle mie parti non si usa molto e io rispondo viva il lupo, va bene così? Vai, andiamo. Grave errore, e poi dopo lei ha confermato nel dire da Pescara possono arrivare alle indicazioni. Le indicazioni sarebbero dovute arrivare prima, visto che la Vigna gioca delle squadre che non erano squadre, secondo il mio parere. Sì. Le volevo chiedere ancora, lei quando parla del 50% delle potenzialità e della forma della squadra, cioè in 45 giorni arrivare alla prima giornata di campionato con il 50% di quelle che sono pensate, è una cosa grave, non è una cosa. Diciamo che si può passare così, lei lo dovrebbe spiegare meglio. E poi sì, finisca. Con il 50%
di potenza abilità che la squadra può esprimere. Ok. E poi le volevo chiedere ancora, per quanto riguarda la condizione della squadra, che ancora, come dice lei, ancora non è al massimo, e non pretendiamo che possa essere al massimo, ma ricordi bene che qui l'Avellino è come se lei in Serie A stesse o a Torino con la Juventus o a Milano con l'Inter, in Serie C, parlo in Serie C. Cioè questa squadra fuori casa come in casa deve dettare sempre il suo gioco, sempre il suo gioco, e dovranno uscire sempre i ragazzi con le maglie sudatissime, perché questo non le sarà perdonato. Sì. Tutto, ma questo non le sarà perdonato. Grazie, mister. Grazie a lei. Allora, ha detto diverse cose, partiamo a step. Allora, l'aspetto, lei ha toccato l'aspetto dell'impegno, sacrosanto, secondo me sacrosanto. L'aspetto dominare il gioco non è collegato all'aspetto dell'impegno, perché una squadra può mettersi lì. No, io sto rispondendo. Una squadra può giocare, può lasciare il dominio del gioco agli altri, difendere compatta, andare in contropiede e vincere le partite, mettendoci tanta anima. Quindi quella squadra si impegna al massimo, strategicamente decide di fare una partita non di dominio del campo, di dominio della palla, e vince. È una strategia. Oppure può avere una squadra che vuole comandare il gioco e comunque combatte, lotta e prova a vincere. Quello da cui non si può prescindere sicuramente è l'ultimo aspetto che ha detto, quello di farsi il mazzo, come si suol dire, cioè dare tutto. E l'ho detto prima, quello che mi aspetto soprattutto domani, la prima cosa che voglio vedere, al di là di quanta qualità esprimeremo, la prima cosa che voglio vedere domani è una squadra con gli attributi, intesa una squadra che combatte in ogni situazione, una squadra che ha coraggio quando ha la palla per far male, e una squadra che ha voglia di difendere in tutto il campo. Poi andremo a prendere gli alti, difenderemo bassi, conta relativamente, o meglio, ci saranno momenti e momenti, secondo me, all'interno della partita. Noi dovremo essere bravi a fare tutti i momenti della gara con quell'intensità. Poi, riguardo allo sviluppo del potenziale, io lo confermo, perché io non so come vedete voi il calcio, però io mi vedo il calcio dalle serie inferiori fino alla Serie A. Tocchiamo i tasti più importanti. In Italia, secondo lei, chi gioca il miglior calcio? Così andiamo proprio sullo specifico. Il miglior calcio inteso come dominio del gioco, come tenuta del campo, secondo lei chi è una delle squadre che... Eh? L'Atalanta, secondo me, non è una squadra... Il Milan. Il Milan, perfetto. Allora, abbiamo punti di vista diversi, ma su alcune cose. Il Milan in questo momento è la squadra che ha più ritmo di tutti, secondo me. Ok? Non ha il miglior sviluppo del gioco, però ha individualità, ha capacità di accelerazioni e sa giocare a tutto campo. Okay? Se parliamo puramente della squadra che domina di più il gioco in Italia, e ci sono i dati, è l'Inter. L'Inter è la squadra che ha il palleggio migliore in Italia. Io parlo di palleggio, attenzione alle parole che sto dicendo, che non vuol dire la squadra più forte, infatti l'anno scorso ha vinto il Milan, come ha detto lei. Però parliamo di caratteristiche. Se lei prende la prima Inter di Conte, quando ha vinto lo scudetto, giocava come l'Inter adesso? No. Secondo me all'inizio l'Inter giocava al 50% di quello che è il potenziale. Quando io parlo di potenziale, dico che questa squadra ha potenziale per avere una fluidità di gioco importante. Ma quella fluidità... parla di potenziale, non di condizioni. No, di potenziale. No, io da potenziale... Lei mi ha detto a che punto è la squadra. La domanda è stata a che punto è la squadra. Io ho detto, per il potenziale che abbiamo, secondo me siamo ancora al 50% del potenziale. Allora ecco dove sta il misunderstanding. Perfetto. Non parlavo di condizione fisica. Secondo me a livello fisico siamo messi bene. Siamo messi bene con quello che ha, e io le confermo, l'ho detto prima, lei ha ragione, noi abbiamo avuto questo problema di non aver fatto un amichevole importante, ci manca, lo sappiamo, oggi, però domani giochiamo col Pescara, cosa vogliamo fare? Vogliamo domani andare in campo e dire abbiamo l'alibi che non abbiamo creato, non abbiamo avuto la possibilità perché ci sono saltate per vari motivi un amichevole importante? È andata così, domani ce la dobbiamo sbrigare uguale. Questa pratica, e non è perché non abbiamo fatto un amichevole, vuol dire che domani soffriremo un po' di più? E va bene, ci metteremo lì a soffrire la squadra tutti insieme. Però ha ragione lei, io non mi sono nascosto, l'ho premesso che purtroppo abbiamo avuto questa difficoltà, non è stata solo colpa nostra, glielo posso assicurare, abbiamo provato in tutti i modi a organizzarla, un paio ci sono saltate, va bene? Però, così ritorniamo, sul potenziale, intendevo potenziale che questa squadra può sviluppare nella fase di possesso e di non possesso. Secondo me fisicamente questa è una squadra che sta bene,
i dati del GPS ci dicono che stiamo bene al di là delle squadre che abbiamo incontrato, abbiamo avuto fino adesso dei dati da gara da Serie C. Quindi vuol dire che tutto sommato siamo convinti che la squadra è pronta per quel modello prestativo che gli chiediamo. Va bene? Buongiorno mister. Sì. Se non abbiamo cattiveria, se me lo dicono, se qualcuno non si sente di avere la cattiveria, me lo dice e non parte neanche, può rimanere già, me ne bastano 10, anzi 11 col portiere, me ne bastano 10 più il portiere con cattiveria, posso anche non fare cambio. Quindi se non c'è cattiveria, la prima giornata di campionato, con tutto quello, la cattiveria ci deve essere per forza, altrimenti non si può fare l'atleta, non il calciatore, l'atleta in generale. L'atleta vive di foga agonistica, perché è un misurarsi ogni giorno, è un voler superare un limite ogni giorno, qualunque sport si faccia. E proprio deve essere intrinseco nell'atleta questo aspetto. E poi l'altra domanda qual era? Sì, l'ho detto prima, secondo me abbiamo grossi margini ancora. E l'ho detto dopo Solofra, ancora a volte le giocate non ci riescono per un niente, quel niente è quella fase ancora di pensiero. Quando tu apprendi determinate concetti, no? All'inizio, finché non li fai tuoi, li fai solo perché ti vengono proposti, c'è uno sbalzo tra il pensare, tra il pensiero e l'azione. Cioè tu lo devi prima pensare, perché sai che magari l'allenatore lo vuole quel movimento e dopo lo effettui. Magari hai perso quella frazione di pensiero. Nel momento in cui tutto quello che stiamo facendo, la distanza tra pensiero e azione si azzera, quindi non è più un pensiero lo pensa l'allenatore, lo faccio, no, lo inizio a pensare io direttamente, è un pensiero mio che produco io, quando ci sarà questo switch, secondo me prenderemo più fluidità, le giocate verranno meglio, saremo ancora più efficaci. Ciò non toglie che secondo me in queste amichevoli abbiamo visto anche delle buone giocate. Quindi sono convinto che domani avremo la nostra proposta, sono straconvinto. Quando dicevo il potenziale, magari non siamo ancora continuativi nella proposta, abbiamo ancora degli up and down, però sono convinto che avremo una buona proposta domani. Grazie mille. Grazie. Grazie a voi.